Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io e il maialino rosa vi diamo il benvenuto in questa nuova avventura di Minecraft, signori. Io sono Maullo941 e oggi ci prepariamo a nuove situazioni e nuove avventure e nuove chissà che cosa, quello che ci capiterà in questo video, signori. Prima di partire però col video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie che sta andando molto bene. E vi ricordo di iscrivervi e di lasciarmi eventualmente consigli se avete dei suggerimenti da darmi. Signori, allora, e cosa facciamo in questo episodio? In questo episodio, signori, noi andremo all'avventura, ovvero andremo nella nostra bellissima miniera che ho costruito da qualche parte, ma non mi ricordo dove, forse da questa parte di qua. Sì, là c'è l'entrata della miniera. Andremo a costruire la nostra bellissima entrata. Si è rotto. Ma porca miseria, l'unico pezzo di cactus che ci si era creato si è rotto. Vediamo se riusciamo a rompere pure questo. No, ok, questo l'abbiamo recuperato. E andremo all'avventura, all'esplorazione di quella miniera, signori. Perché dobbiamo iniziare a cercare i materiali, dobbiamo iniziare a cercare i diamanti per farci qualche piccone e qualche, così poter fare anche il portale del Nether e riuscire a trovare tante cose belle. La nostra casa attualmente fa schifo e neanche qui come strutture non abbiamo chissà che cosa, a parte appunto la casa e i polli che abbiamo fatto nello scorso video. Ma piano piano ci saranno altri video di costruzioni. Dobbiamo fare il magazzino, dobbiamo fare anche la zona dove mettere l'anvil, per poter poi fare anche la zona degli incantesimi. Ci sono tante cose da fare, signori, ma in questo video di oggi noi dobbiamo andare in esplorazione. Quindi, per andare in esplorazione, cosa ci serve? Allora, organizzazione. Allora, una crafting table ce l'abbiamo e questo già è importante. Un secchiello d'acqua ce l'abbiamo. Io mi porterei anche una brace in più, che non si chiama brace ma si chiama un... come cazzo la si chiama qua? Una fornace, non una brace. Una fornace che ci può tornare utile. Non si sa mai, metti che dobbiamo cucinare un po' di ferro che perché l'abbiamo finito. Come per esempio andrei a farmi sia una spada nuova, che una spada nuova ci sta, ci può sempre tornare utile. Se riusciamo a... mi avete consigliato di utilizzare l'analogico per fare tutte cose, mi sto trovando peggio di non sa che cosa. Meglio così, signori. Abbiamo due picconi di pietra che utilizzeremo, ma dobbiamo farci anche un po' di un piccone di metallo, signori. Ce lo facciamo e ce lo portiamo. Sì, perché prima consumiamo quelli che abbiamo in pietra e poi ci andremo a consumare questo in metallo. Ok, abbiamo un piccone, abbiamo una zappa e una pala, li ho letti al contrario, ma va bene. Abbiamo solamente 10, abbiamo 10 pesci, scusate, mi blocco nel parlare, 10 pesci e poche torce, direi di fare almeno un'altra ventina di torce, che sono sempre poche, signori, quindi facciamo un'altra, tanto però il carbone non ci serve, va bene così, fabbrica e prendi, ok. C'è stato qualcosa però che ho sbagliato, e infatti perché ho lanciato gli sticchettini che non dovevo lanciare. Facciamo le ultime tre torce con i bastoncini che ci mettiamo di qui. Dai, è così, 60 torce, 60 torce ci devono servire per tutto il viaggio. Abbiamo 55 di pietra, 41 di terra, io direi che ci serve del legno come il pane. Il legno ce lo stiamo portando, così, perfetto. Solo 10 di cibo penso non mi basteranno mai. Quindi ci pigliamo altri 64 pesciolini, sperando di non morire, perché se moriamo perdiamo tutto. Penso che abbiamo tutto, signori. Grossolanamente penso che abbiamo tutto. Quindi possiamo partire per la spedizione. Non senza nessun indugio, senza nessuna paura. Il cibo ce l'abbiamo, il sole sta tramontando e noi siamo in perfetto orario per andare in spedizione. Tutta questa zona qua, signori, andrà sistemata un giorno, prima o poi, poi la sistemeremo. Qui voglio fare una scalinata tutta giusta. Dovremmo anche sistemare il tetto di questa discesa, ma va bene così. Allora, se non ricordo male, noi arriviamo a un punto che ci porta a precisamente 22, ok, 22, livello 22 di profondità. Metterei magari la spada in mano, che dici? Ok, iniziamo, signori. Aspettate un attimo che faccio una fotografia molto velocemente alle coordinate, così più o meno sappiamo dove è casa nostra, e non è una cosa brutta, quantomeno dove è la scala per casa nostra. Perfetto, allora, le coordinate ce l'abbiamo, partiamo, signori. Scusate per questo piccolo breve stacco. Allora,
Già qua abbiamo del carbone che potremmo prendere, così intanto ci riportiamo un poco di carbone sulle spalle, un poco di esperienza. Già siamo a livello 30, a livello 24, scusatemi, di esperienza, che già è tanta roba. Non siamo però qua per il carbone, ricordiamoci, molto importante, direi proprio di partire a caso. Di partire a caso, là abbiamo della redstone. Io però sto carbone me lo piglio, perché noi carbone non abbiamo più completamente, signori. E tornare da una spedizione senza carbone sarebbe proprio da sciocchi. Allora, iniziamo con quella redstone. Quindi dobbiamo mettere il piccone qua. Facciamo così, ecco, fatto così abbiamo il piccone per i materiali più particolari. Dai, è così. La redstone ci dà, anche la redstone ci dà molta. La lava, signori, attenzione, pericolosa, zona pericolosa questa, attenzione. Riusciamo a scendere giù? Ok, siamo a livello 14. Non vedo niente di interessante però. No, là c'è del ferro, ma non ne vale la pena arrivarci. Possiamo provare ad andarci così velocemente, però non col piccone di ferro. Ci andiamo col piccone di diamante. Sì, col piccone di diamante, magari c'è un piccone di diamante. Ci andiamo col piccone di pietra, c'è dell'oro. Non sta andando male. La scelta di andare in questa zona qua non è proprio stata del tutto sbagliata. Recuperiamo sto ferro, che ci può tornare sempre utile. Qui sotto ci sta la lava, no, perfetto. Noi ci buttiamo così all'avventura in maniera sbagliatissima, perché se qua dietro mi spunta la lava, noi siamo morti, ecco, come in questo caso. Ok, c'è dall'altra lava lì, c'è dall'altro ferro qui, ma questo è proprio sulla lava e non ci possiamo fare nulla. Però possiamo recuperarci quest'oro, che l'oro ci può servire, signori, perché se andiamo nel Nether ci serve per proteggerci dai pigmen. Abbiamo preso? Penso di sì, non ho sentito esplodere niente. Prendiamo questa redstone che fa sempre morale e fa livelli. Niente male, va bene così, ma direi che anche basta, perché 35 di redstone. Tra l'altro io la redstone neanche la so utilizzare, quindi direi che va bene così. Allora, bene, bene, bene. Di qua si sale. A noi non interessa tanto salire, però. C'è del ferro. Qui c'è dell'acqua che si ferma. Di là. Ah no, è della gravel che cade dal tetto. Ho visto dei movimenti strani, ho detto che sta succedendo. Di qua si scende. Ok. Me la puoi chiudere quest'acqua che mi dà solo fastidio. Grazie, gentilissimo. Di là si scende e vedo della luminosità, quindi sicuramente ci sarà della lava. Qui mettiamo una torcia. Torcia. Qua c'è dell'oro, interessante. Qui c'è tanta acqua, che noi però possiamo andare a chiudere se ci arrivo con questo blocco di qua. Ok, allo stesso tempo mettere una torcia qui. E di qua e siamo chiusi. Perfetto, di qua siamo chiusi. Dobbiamo recuperare quest'oro di qua però, signori. Attenzione che si casca di sotto. Ok, c'era dell'altro oro? Sì, ricordavo di averlo visto. Perfetto, recuperiamo l'oro. È importante, anche perché con l'oro potremmo farci qualcosa di carino. Che ne so, delle armature così a caso. Ci possiamo fare. Ci dobbiamo fare le mele d'oro. Dove è andato lo zombie? Vieni qua, zio. Vieni qua che ti faccio passare la voglia di giocare. Vieni qua, ok. Lui è sceso di là. Allora noi scendiamo di qua. Ok, torcia tattica. Qua c'è della lava, qua siamo già a livello 14. Ok. Qua c'è della lava, qua c'è dell'ossidiana, signori. Questa è ossidiana bella pronta e fatta. No, sono scemo. Ho fatto arrivare l'ossidiana dove non doveva arrivare. Vabbè, ho fatto arrivare la lava dove non doveva arrivare. Va bene, non fa niente, tanto non c'era, non ce n'erano diamanti lì, signori. Avremmo dovuto iniziare a scavare in maniera randomica e non aveva molto senso. Recuperiamo quest'oro, siamo a livello 15. Ok, allora lo zombie l'abbiamo ammazzato di qua, di conseguenza potremmo andare di qua. Torcia tattica, ok. Del ferro che recuperiamo. Non so quanto durerà questo video, signori, perché la spedizione sarà bella lunga. Dobbiamo esplorare tutto, dobbiamo cercare diamanti, signori. L'obiettivo principale è cercare diamanti. E li dobbiamo anche trovare. Questa è della gravel che non ci serve a niente. Ok. La cosa graziosa è che io non sento i rumori. Quindi se dovesse arrivare un creeper alle mie spalle,
ci ammazzerebbe come poche cose al mondo. Ok. Dei lapislazzuli. Che male non fanno, signore. Dei lapislazzuli che male non fanno. Tanti minerali, ma pochi quelli che realmente ci interessano. Basterebbe trovare tre diamanti, signore. Tre diamanti mi basterebbe trovare. Tre diamanti e la spedizione sarebbe top. E la spedizione sarebbe top. Dai così, dai così, dai così, dai così, dai così. Perché tre diamanti riusciamo. Altri lapislazzoli, siamo a livello 14. Perché col tre diamanti ci riusciamo a fare piccone e siamo avanti. Di qua la strada era finita. Qua la strada era finita. Oh, là mi sono perso un cubetto d'oro. Scusate il silenzio, ma stavo un attimino cercando di capire un attimino la situazione. Io per esempio non ricordo minimamente da dove siamo arrivati noi. Forse di qua. Penso di sì. Solo che no, sì, qua c'è dell'acqua che avevamo visto prima. Ok. La torcia tattica. Da dove arriva quest'acqua? L'acqua da dove arriva? Da dove arriva l'acqua? Da qua? Sì, arrivava da lì l'acqua, perfetto. La prima fonte, la seconda fonte arriva. Oh, non c'ho più fonti da poter utilizzare. Quindi vai così e la metti qua. Stiamo asciugando tutto. Ok. Qui la zona diventa interessante. Qui la zona diventa interessante. Apri tutto, apri tutto, apri tutto. Dai, che ci sono dei bei diamantucci. Dai, dimmi che ci sono i diamantucci che cerchiamo. Dai, 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 dai. Niente diamanti, signori. Siamo a livello 11. C'è la terra, ma non ci stanno i diamanti. C'è la redstone. Vediamo se abbiamo la fortuna della scavata casuale. No, non abbiamo la fortuna della scavata casuale. Niente da fare. E di qua diamanti non ce ne stanno. Qua c'è del carbone. Vediamo se abbiamo la fortuna dei diamanti dietro il carbone. Attenzione, 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 attenzione. Tanto quando c'è terra e carbone, i diamanti ci sono, e invece non ci stanno. Niente da fare, signori. Di qua si va, di qua si va. Andiamo. Andiamo. Basta che mettiamo una torcia perché se no non vedo nulla. Ok, di qua si va, di qua si va. Qua c'è del ferro che prendiamo. Di sicuro stiamo facendo una grande scorta di ferro. Su questo non ci piove. La nostra anvil la possiamo fare sicuramente. E potremmo anche quindi sistemare i nostri archi. Qua c'è dell'altro ferro che, signori, io per ora il ferro me lo piglio. Ci serve come il pane il ferro. È l'unico materiale prezioso che abbiamo per ora, quindi il ferro lo dobbiamo pigliare in tutte le salse. Dai così, dai 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 dai. Recuperiamo questo ferro, recuperiamo questo ferro. Anche perché è giusto che io lo faccia con voi, giocando con calma, perché se io stessi giocando per i fatti miei, tutto sto ferro me lo porterei a casa. Quindi non capisco perché con voi non dovrei giocarci così come giocherei per i fatti miei. Qui c'è dell'erba. Ok, è una torcia. Quindi significa che noi di qua ci siamo passati, ma quando? Ok, di qua si scende. Allora, mi devi mettere una torcia qua intanto, di sicuro. E noi scendiamo. È strano che non ci siano mostri, signori. Lì c'è una cascata d'acqua che per il momento eviterei. Torcetta qui. Qui c'è ancora della redstone che possiamo prendere, ma molto poco, molto niente di particolare, signori. Niente di particolare, cerchiamo i diamanti. Dobbiamo cercare i diamanti, signore. Dobbiamo cercare i diamanti. Siamo a livello 14, non c'ho voglia di farmi le mega. Attenzione, di qua si scende. Di qua si scende ancora. Torcia tattica, ok. Di qua c'è dell'acqua che io non so però. Acqua, ma non vedo niente. Di lì si sale, ma non ha senso salire.
Non ha il minimo senso salire. Qui c'è un po' di lava così a caso. Possiamo provare a scavare per dire, vediamo se siamo fortunati. Qualche diamante così a caso, randomico. Abbiamo perso il primo piccone. Vediamo se c'è qualche diamante così a caso. Tentiamo la fortuna, tentiamo la fortuna. Niente, signori. Non le vedo. Non vedo diamanti. Nessun diamante all'orizzonte. Questa cosa mi dà fastidio. Questa cosa mi dà fastidio. Non stiamo trovando i diamanti. Non stiamo trovando i diamanti. Li troveremo, signori. Li troveremo. Riusciremo a trovarli. Qui potremmo buttare l'acqua e fa tutto un unico percorso, però io non ne vedo di là diamanti. Siamo a livello 11. Trovati, signori! E dai così! Tanto fai di ricerca che finalmente li trovi. Abbiamo trovato i nostri primi diamanti della serie. I primi diamanti della serie. Ora incrociamo l'incrociabile, signori. Speriamo che siano almeno 3. Almeno 3, signori. Se sono almeno 3, è fatta. Allora, due ci sono. Almeno 3. No, sono solamente 2. Sono solamente 2, signori. No. Dobbiamo continuare la ricerca. Dobbiamo continuare la ricerca. Abbiamo trovato solamente 2 diamanti. Diamanti conquistati, sì, ma non ci bastano. Non ci bastano. Siamo a livello 11. Ne abbiamo trovati 2, signori. Ce ne serve un terzo. E poi ne trovassimo molti di più, non mi lamenterei mica io, no? Che si sappia, non è che mi lamenterei se ne troviamo molti di più. Allora, di qua mi sembra che è un vicolo cieco. Proviamo ad andare di qua, che sembra esserci un più possibile sbocco, ma uno sbocco inutile, perché stiamo salendo, stiamo scendendo. Lì c'è del ferro che però abbiamo lasciato. Qui c'è anche del ferro. Lo vediamo lì, lo vediamo qui. Qua c'è una cascata che io eviterei. Ok, quindi andiamo di qui. Cosa cazzo è successo? Stavamo a morire male, signori. Vi comunico che stavamo per morire male. Allora, facciamoci un attimo di spazio qua nell'acqua. Ok. Qua c'è una torcia. Qua c'è del ferro in mezzo alla lava. Di qua si va. Torcetta tattica. Enorme sta galleria, signori. Questa grotta che abbiamo sotto casa, che ci siamo autocostruiti, è enorme. Abbiamo beccato l'acqua. Bene, ottimo. Abbiamo beccato l'acqua. Riusciamo a chiudere? Ok, siamo riusciti a chiudere. Meglio così. Mi ridai un piccone, un qualcosa, che proviamo a aprire di qua. Qua c'è un passaggio, non vedo torce, quindi di qua non siamo passati. Di là si va e di qua si va pure, ma non interessa scendere, signori. Livello 13, livello 12. Dai, porca miseria, qualche diamantuccio così. Diamanti, troi così! E questi sono una bella botta, signori. Signori, li abbiamo trovati. Questi sono 3 sicuri. E 2 ce li abbiamo dentro e sono 5. Dai così, prendiamo tutto quest'oro che luccica, che è una cosa bellissima. Prendiamo tutto quest'oro, signori. Recuperiamo anche questo carbone, che è importantissimo. Dopodiché, soddisfazione, signore, soddisfazione. Certo, ci fossero 4 sti diamanti sarebbe ancora più bello. Recupera tutto sto ferro, che proprio abbiamo fatto incetta di ferro, signori. Possiamo fare tantissime cose nei prossimi video. Possiamo fare la l'anvil. Attenzione. 3 sono sicuro. 4 diamanti, signori. Importantissimo. 1. Sono tantissimi. 2. 3. 4, 5 e 6. 6 diamanti per noi, signori. Avremo tutto. Vediamo se c'è qualche altra possibilità. No, non ce n'è. Va bene così, signori. 6 diamantozzi.
8 in totale, 6 li abbiamo beccati ora e 2 di prima, sono 8, tantissimo signori, 8 diamanti, spedizione riuscita, di qua c'è dell'altro carbone, che qua, quanto siamo? Siamo a 37 di carbone, 52 di ferro e 21 di vabbè, non mi ricordo che cosa, allora io direi però di un altro po' di carbone di prenderlo, così, perfetto. Ok, allora signori, io direi per concludere questo video, che mi sembra cosa buona e giusta, io tutto questo materiale me lo posso recuperare poi off camera con calma e non rendere il video ripetitivo. Noi sapete che facciamo? Ora ci fermiamo, ci andiamo a costruire il nostro bellissimo piccone di diamante. Fermi tutti. Allora, ci serve una pozza di lava. Allora, ce n'erano in quantità abnormi pozze di lava. Quindi, cortesemente, mi date una pozza di lava. Dobbiamo trovare. Oh, eccola qua, la nostra bellissima pozza di lava. Perfetto, quindi direi. Allora, crafting table qui. E questa è fatta. E questa è fatta. Piazziamo la nostra crafting table qui. Perfetto, signori. Andiamo a farci il nostro bellissimo piccone di diamante. 1 e 2, perfetto, ci mancano ancora altri 5 diamantozzi, importantissimo. Recuperiamo l'acqua, ok, recuperiamo la crafting table, questa ci serve per i nostri viaggi. Buttiamo l'acqua qui, perfetto, leviamo, mettiamo una bellissima torcetta qui, signori, e iniziamo a raccogliere questo ferro. Me lo raccolgo che mi dà solamente fastidio. Mi sa che li ho persi tutti e due, però va bene. Allora, in teoria, se non ricordo male, a noi ci servono per la precisione 10 blocchi di lava. Se non ricordo male, dovrebbero essere 10 i blocchi di lava che ci servono. Sto prendendo tutto così abbiamo più lava possibile da recuperare. Non per cosa. No, questa non c'è bisogno. Aspettate un attimo. Questo metterò lì, perfetto. Mi continui a zappare un altro pochetto. No, ma qua già siamo fuori. Qua già siamo fuori. Qua siamo coperti e qua siamo coperti. Perfetto. Allora io direi iniziamo a scavare la nostra ossidiana. Recuperiamo i nostri 10 blocchetti di ossidiana per fare il portale. Se non sbaglio, ce ne bastano 10. Ora il problema è se sotto c'è la lava. Se sotto c'è la lava è un problema. Ok, la lava non c'è, però noi per sicurezza facciamo una cosa antipaticissima che però serve tantissimo. Mettiamo l'acqua qui, perfetto. E iniziamo a zappare, signori. E recuperiamo i nostri bellissimi 10 blocchetti di lava. Sì, di lava, i nostri bellissimi 10 blocchetti di ossidiana. L'acqua serve così, passa prima, eventualmente c'è lava sotto, la spegne e noi riusciamo a vivere, a recuperare il blocchetto di ossidiana. Infatti già siamo a 3 blocchetti di ossidiana. Dai, così recuperiamo anche il quarto. Devono essere 10 in totale. Quarto blocchetto recuperato. Andiamo se col quinto. Andiamo se col quinto. Dai, 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 dai. Ok. Sesto blocchetto in arrivo. Sesto blocchetto in arrivo. Dai, è così. Ok, visto è importantissima la lava, l'acqua dietro, perché così recuperi il blocco e non rischi di morire. Siamo a 8 signori, 8, quello mi porta però fuori, quindi non va bene, quello mi porta dritto sulla lava e la cosa non è buona. 8, ok, quello possiamo recuperare per evitare di far danni, penso questo di qua. Questo di qua dovremmo riuscire a recuperarlo senza avere problemi di. Ok, perfetto. Dovremmo avere i nostri bellissimi 10 blocchetti. Qua l'acqua l'abbiamo recuperata. Controlliamo. Sono 10, giusto? Facendo un breve calcolo. 3, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto, signori. Per il momento io penso che ci possa bastare così come lava. Come ossidiana, per ora penso che ci possa bastare così. Ci
questi blocchetti ci possano bastare. Secondo me sì. Va bene, allora, signori, col piccone in mano, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Nel prossimo video andremo a costruire il portale del Nether, signori, e a passarlo. Ebbene sì, faremo un passaggio veloce, non entreremo proprio nel Nether, però costruiremo il passaggio del Nether, costruiremo tutto l'ambaradan del Nether e ci prepareremo per l'avventura nel Nether, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Io continuo a raccogliere un po' di materiali e a sistemarmi e a farmi un po' di riserve e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!